Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per essere venuti. Io sono qui per presentare il professor Raffaele Ditella, che è argentino, nato a Buenos Aires, però insegna alla Business School di Harvard. Sono particolarmente felice, devo dire, di essere qui a presentare questo incontro che trovo centratissimo in un festival dell'economia che si pone il problema dell'informazione, cioè un festival dell'economia che, come dire, cerca di interrogarsi su come riempire quel vuoto, quella distanza che c'è fra la voce degli economisti, dell'economia che fa scelte economiche e dall'altra parte i cittadini che invece hanno i loro problemi, per esempio hanno un lavoro precario, sono disoccupati, hanno i loro problemi. E quindi diciamo lo snodo fra i due estremi, che sarebbe quello che dovrebbe coprire l'informazione, comunque la comunicazione, direi quasi una sorta di traduzione, cioè nel senso proprio di prendere qualcosa e portarlo, avvicinarlo ai cittadini in modo tale che riescano a capire qual è la portata pratica nelle loro vite delle scelte politiche e delle scelte economiche. Dico questo perché appunto faccio la giornalista, questo è un problema con cui mi confronto tutti i giorni e devo dire il lavoro del professor Ditella è per me una grande lezione di responsabilità. Userei scusate, proprio questa parola, responsabilità, perché secondo me la sua grande virtù è quella di riuscire ad avvicinare il focus, la lente di ingrandimento nel secondo estremo, cioè quello vicino, e di spezzettare proprio le grandi parole come deregulation, privatizzazione, il libero mercato, diciamo, che appunto è questa sorta di entità eterea di cui molto spesso, appunto, se uno non studia economia, di cui non si capisce, non si capisce la ricaduta pratica. Quello che Ditella fa, per esempio, anche nei suoi lavori sulla macroeconomia della felicità, è proprio questo, secondo me, nel senso cercare di introdurre all'interno di fattori, se vogliamo, freddi, generali, lontani dalle persone, invece dei fattori più di pelle, più di pancia. Per esempio, lui chiede anche ai suoi intervistati, oltre a non so quanto guadagni al mese, anche sei felice? Quando hai sorriso per l'ultima volta. E sono cose che avvicinano in un certo modo il sistema, la manovra, lo schema economico grande, generale, all'interno del quale tutti quanti ci barcameniamo, alle case, alla vita delle persone. Come se quello che ascolteremo oggi, per esempio, è una lezione, insomma, un racconto, un'inchiesta che userei anche proprio in senso giornalistico sulla privatizzazione dell'acqua in Argentina. Negli anni 90 il servizio delle risorse idriche in Argentina viene privatizzato, nel 2004, vero? 2004, Kirchner decide di rinazionalizzarlo e da lì parte proprio una propaganda, una campagna pubblicitaria per ovviamente, come dire, rafforzare la politica del governo e denigrando invece quella che era stata fino ad allora, nei 10 anni precedenti, la politica della società privata che aveva gestito l'acqua. Ecco, è proprio questo, cioè la grande parola privatizzazione che cade in terra, si frammenta e a livello molecolare, a livello capillare, si va a vedere che cosa c'è di vero dietro la propaganda, dietro i numeri, dietro questa parola. Quindi, ecco, io ovviamente non vi voglio raccontare il finale dell'inchiesta, non voglio rovinarvi il gusto di ascoltarlo. Solo una cosa volevo dire, che magari appunto anche come spunto per il dopo, è quello del racconto di questa manovra, di questo cambiamento nella gestione dell'acqua in Argentina, qualcosa che sta succedendo anche in Italia. Sapete che nel novembre del 2009 è passato un decreto che praticamente finisce, conclude una fase di liberalizzazione nella gestione dell'acqua ed è già in Italia, come sempre, abbiamo già il referendum pronto contro questo decreto e c'è tantissima campagna, appunto firme, banchetti, eccetera, contro. Già 1 milione di firme più o meno sono state raccolte in appoggio al referendum che vorrebbe abrogare questo decreto
ronchi. Ne parliamo dopo ovviamente, però ecco una piccola suggestione per ascoltare il racconto sull'Argentina anche pensando a noi. Thank you very much. First of all, I want to apologize. I can't. Buongiorno, buongiorno a tutti. Scusatemi innanzitutto perché pur avendo dei nonni di origine italiana, io non sono in grado di esprimermi in questa lingua. I have a presentation. I'm gonna go through. Ho una serie di diapositive che vi presenterò, ma voglio dirvi fin d'ora che se avete delle domande sentitevi liberi di interrompermi. Alla fine ovviamente potremmo fare un dibattito. Vorrei innanzitutto delineare il contesto del mio intervento. Il tema del mio lavoro e di questa relazione su ciò che la gente crede sulla privatizzazione può essere così riassunta. Gli economisti partono da un presupposto sulla razionalità, ossia pensano che la gente sappia le cose, le comprenda, e dato questo assunto si dice che i prezzi riflettono un'interpretazione possibile del valore, e poi ci sono tutta una serie di implicazioni in termini di welfare, ossia vantaggi dei mercati e quant'altro. Gli economisti hanno un problemino proprio piccolino, ossia a questo punto le persone dicono: non ci piacciono i mercati. E a questo punto che fare? Alcuni economisti dicono che le persone sono ignoranti o sciocche. Bene, però se pensate che sia così, però non potete dire che i mercati siano efficienti, non lo potete dire perché serve una condizione sine qua non, ossia qualcosa che le persone comprendono. Di nuovo, gli economisti hanno questa idea che i mercati siano positivi, ma questo è basato sul concetto che la gente sia razionale e detenga delle informazioni. Questi sono gli economisti. La gente invece critica i mercati. Quindi l'economista deve interpretare quello che dice la gente e dice: queste sono sciocchezze. E quindi è un problema notevole quello che hanno gli economisti. Un'altra cosa vorrei sottolineare: c'è una contraddizione che non era nelle mani di Buchanan o persone di destra, quindi uno legge Buchanan, la scuola della Virginia, ai tempi di Gary Becker, ecco, comprendevano benissimo tutto questo, avevano una serie di posizioni sul perché di questa situazione. Quindi la prima letteratura, che sicuramente forse è migliore di quella della recente tradizione di Chicago, seguiva una linea implicita che diceva: sì, ma certo, le persone rifiuteranno i mercati, ma lo fanno per dire, perché fa tendenza di moda a criticare i mercati. Pensate per esempio alla vostra vita in generale, non è che andate da un amico e gli dite: io sono di destra. Non fa tendenza a dire: sì, io sono di destra. Quindi la gente finge di essere di sinistra. Usiamo, non so, le magliette col volto di Che Guevara, andiamo a visitare Cuba, però nessuno andrebbe a viverci. Ci si va in vacanza a vedere quegli splendidi alberghi, eccetera, così è, credetemi. Comunque, questa riguarda la prima letteratura. Le versioni più recenti e più estreme, se vogliamo, più conservatrici dell'economia, il consenso di Washington degli anni 90, insomma, non hanno dedicato sufficiente attenzione a questa tensione che ho appena descritto, e di conseguenza c'è stato, diciamo, proprio un colpo di frusta nei confronti dei mercati, perché il problema non è stato affrontato. E quindi i lavori di cui parlerò fra poco riguardano proprio questo tentativo più lato di prendere più seriamente
i pareri delle persone, cioè cercare di capire perché la gente dice non amiamo i mercati. È un quesito difficile, non pretendo di avere delle risposte, però delle risposte parziali. Quindi il lavoro che ho fatto fondamentalmente innanzi a questo problema è di portata quasi minuscola. Cerchiamo di rispondere a una parte di questo quesito, però ancora forse non sapremo perché le persone odiano così tanto il mercato. In altri lavori mi sono occupato di questo concetto. Presentata Lucia Maci, giornalista per il quotidiano spagnolo e per Gioc 24 del Sole 24 Ore, Tezza La Grana, della Che Facoltà di cosa succede? Giurisprudenza Questa è propaganda. Dottore, signor L'avete messa. Raffaele Di The right Tella, wing economist taking over the session. Ecco qua l'economista di destra che sta interferendo. Lascio ancora un po'. I'm happy to go on. Possiamo continuare? Maybe it's more interesting. Chissà, forse quest'altra conferenza è più interessante. Presentata Lucia Di Maggi, giornalista del quotidiano El País Español e per Adesso Job sembra però che sia e stata The io Job. a... No, basta, per favore, Raffaele. Sì. Ok, Sì. Bene, passiamo al mio studio. Come dicevo, vi sono altre questioni che hanno a che fare con l'emotività, ma mi atterrò a una strategia più razionale, economica, per cercare di capire come si formano queste convenzioni. Ovviamente, se avete delle domande, interrompetemi, senza problemi. Bene, e questo è un lavoro che ho condotto con Sebastian Galiani ed Ernesto Sciagroschi. Cominciamo con il risultato più importante dell'economia politica. Le convinzioni determinano i sistemi economici, punto, le cose sono così semplici. È un esito importantissimo, esattamente l'opposto rispetto al modello tradizionale di economia politica. Il modello Milton Friedman, la formulazione standard in economia, il modello principale che è stato utilizzato per 30 anni, fondamentalmente dà questo risultato. Prendiamo una variabile, per esempio, quanto potente è il governo, qual è l'entità del trasferimento sociale, eccetera. Il modello praticamente ci porta a capire che maggiore la diseguaglianza di redditi, maggiore il trasferimento sociale. Qual è il problema di questo? È che il primo riscontro che abbiamo va nella direzione opposta. Per esempio, negli USA c'è una grande diseguaglianza di reddito, pochissimo trasferimento sociale. Gli si chiede: volete un maggior trasferimento sociale? La risposta è no. Lo chiedi anche al povero, il povero dice no. È veramente l'opposto di quanto si penserebbe. In Francia, però, c'è una scarsa divergenza di redditi. E quindi ci dovrebbero essere pochi trasferimenti sociali. Invece no, è esattamente il contrario, molto di più che negli USA. Si chiede ai francesi: volete una ridistribuzione del reddito? Sì, certo, vogliamo che aumenti. Perché questo? Le convinzioni determinano i sistemi economici. Chiedete agli americani: i poveri sono pigri o sono sfortunati? Il 62% dell'americano dice: il povero è pigro. 20% dice che è sfortunato o comunque che la società li tratta male. In Francia si pone la stessa domanda e si ha il risultato opposto. Il francese a questa domanda dice: sono tutti sfortunati. Il 70% dice: il povero è sfortunato. E questo ovviamente impone una ridistribuzione del reddito a favore del povero. Quindi abbiamo un quadro che parla da sé.
Qui abbiamo la spesa sociale. Il professore dovrebbe usare un microfono perché altrimenti gli interpreti non lo sentono. Se gentilmente dessimo un microfono al relatore. Perfetto, grazie. Bene, sulle ordinate abbiamo la spesa sociale rispetto al PIL. Questi sono gli USA, la spesa è molto ridotta. Lì c'è la Francia, la spesa sociale è molto maggiore come percentuale del PIL. Quindi la convinzione è che la fortuna determini il reddito, quindi più c'entra la fortuna, maggiore la propensione a ridistribuire il reddito. Questi sono dei dati grezzi. Potete controllare tutto, capacità, eccetera. E comunque, vedete, le cose seguono questa tendenza. Quindi sono i dati grezzi e basta. Se vogliamo capire e spiegare perché in diversi paesi ci sono diversi sistemi economici, è molto meglio osservare ciò che pensa la gente rispetto che non calcolare diseguaglianze, inequità, eccetera. Ovviamente tutto è collegato al fatto che c'è l'American Dream, che gli USA sono eccezionali, che tutti possono diventare miliardari domani. Ecco, quindi è importante pensare in questi termini all'economia, ma l'argomento del nostro incontro riguarda proprio le convinzioni sulla privatizzazione, nello specifico. Ecco, i sistemi di mercato hanno una serie di caratteristiche, una di queste è la privatizzazione. Dove è stata condotta c'è sempre stato un potente rifiuto della stessa, con alcune differenze. In alcuni casi le privatizzazioni sono state estreme, sono state coinvolte anche aziende europee e tutti si sono opposti, e poi c'è stata la confisca. Quindi quando ci si è chiesti come mai si è andati a confiscare queste aziende, perché si era con il sostegno del popolo, il popolo era contro le privatizzazioni. Una cosa che io amo molto, ecco, a parte che l'acqua è un ambito molto sensibile, c'è un fatto avvenuto a Cochabamba in Bolivia, dove c'era un'azienda idrica molto piccola, poi è stata privatizzata con la Bactel, che sulla spinta della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale, che hanno spinto questa privatizzazione, che è avvenuta la cosiddetta guerra dell'acqua, la Water War a Cochabamba. Ecco una manifestazione di protesta appunto contro la privatizzazione, sommosse di ogni tipo, è stato un vero disastro. Ecco altre immagini della guerra dell'acqua di Cochabamba. La gente non ama la privatizzazione, pensa che sia estremamente negativa. Ma da dove deriva questa convinzione? Non lo sappiamo, diciamolo subito. Non lo sappiamo, non riusciamo a capire bene cosa succede. In senso stretto, ecco, vediamo cosa pensano gli economisti e gli esperti di scienze politiche. Per molto tempo si è detto che la differenza tra USA e francesi era una questione di cultura per i calvinisti, quindi una lotta tra protestanti e cattolici. Non è una buona spiegazione. Innanzitutto, le differenze non sono dovute a cause religiose. E tra l'altro queste posizioni cambiano molto con l'andare del tempo, e in modo che nulla ha a che vedere con l'immigrazione calvinista, per esempio. Gli economisti dicono che le convinzioni seguono la realtà, forse è vero.
Nelle privatizzazioni, in effetti, si è fatto molto del male, si sono aumentati i prezzi. Lo Stato non riusciva a riscuotere i tributi, quindi queste privatizzazioni in realtà non hanno portato a quel gettito che ci si aspettava. E in realtà era come dire: io Stato non riesco a raccogliere i tributi relativi all'uso dell'acqua, quindi le do in mano a un privato il quale riscuote i soldi, perché il privato può permettersi di essere impopolare. Quindi in certi casi non deve sorprendere se la gente non ama la privatizzazione. Un altro parere alternativo è l'interpretazione data dagli esperti di scienze politiche. Questo ha a che vedere con la propaganda. È una citazione di Goebbels: propaganda non è una semplice pubblicità commerciale applicata nell'ambito politico, si cerca solo un effetto momentaneo, mentre la propaganda politica ricerca l'illuminazione sistematica necessaria per conquistare il supporto. Ecco, questo è un tributo che io do a coloro che danno questa interpretazione della propaganda. Vediamo ora. Un contesto nel quale andiamo a misurare le convinzioni e cercheremo di confrontare il ruolo della realtà e l'effetto della propaganda per vedere le differenze. Vediamo ora molto brevemente la letteratura, in particolare sulla propaganda. La gente è sempre stata interessata alla propaganda, fino a qualche tempo fa. Dopo la Seconda Guerra Mondiale c'era molto timore sul rischio che la propaganda potesse cambiare radicalmente le convinzioni delle persone. C'era appunto un lavoro degli esperti delle scienze sociali americane relativamente ai possibili effetti sinistri della propaganda nella società libera. Trovarono una cosa che li sorprese: invece del fatto che le persone potessero essere agevolmente influenzate, scoprirono persone che invece erano piuttosto immuni alla persuasione politica. Successive ricerche confermarono questo: la propaganda rinforza le preferenze delle persone, raramente le altera. Questo è un filone di ricerca tipico del periodo post-seconda guerra mondiale che è pervenuto a questa convinzione, che però io non condivido. Secondo me non è vero, la propaganda ha un effetto molto maggiore, probabilmente la quantificazione che è stata fatta dagli autori non era corretta. E quindi io faccio parte di un piccolo gruppo di economisti che hanno studiato l'effetto dei media, l'impatto dei media sulla gente. Credo che appunto le persone del Sud America e dell'Italia siano molto interessate alla questione dei mass media. La ricerca è proseguita a definire un'agenda specifica, quindi la propaganda può avere due effetti. Uno è: cambio il tuo modo di pensare su una questione specifica. Per esempio, non so, a lei piace il modo in cui gioca la nazionale italiana, io la convinco che la nazionale italiana gioca malissimo e l'Argentina gioca molto meglio, quindi ho fatto della propaganda per farle cambiare parere. Oppure io la convinco che la cosa importante è diversa, quindi è stabilire un ordine del giorno, non cambiare delle opinioni, semplicemente modificare il modo in cui lei ha fissato le priorità. E quindi la convinco che è molto importante, per esempio, giocare con degli attaccanti di statura minima. E quindi vediamo, non so, che forse gli attaccanti italiani non vanno molto bene, perché sono troppo alti, mentre gli argentini sono alti così vanno molto meglio.
Ecco, non l'ho convinta direttamente che l'Argentina è meglio dell'Italia, semplicemente ho cambiato l'ordine delle priorità. E quindi se la persuasione non funziona, allora cambiamo l'ordine delle priorità o l'ordine del giorno, la cosiddetta agenda. La copertura della parte della stampa influenza i voti, quindi i media influenzano l'espressione del voto. Come? Beh, copertura della stampa cosa vuol dire? Ma forse copertura nel senso di modificare l'agenda o persuasione, cioè modificare il punto di vista. Noi non sappiamo effettivamente che cosa faccia fra queste due cose la propaganda. Potrebbe funziona, ma non, questo studio non ci serve a capire se cambia le convinzioni a proposito della privatizzazione o cambia l'ordine di priorità. Uno studio che mi piace molto è uno studio di Kaplan e Della Vigna del 2007 che mostra che ci sono degli ambiti degli Stati Uniti in cui l'operatore offriva la Fox, osservavano un aumento di voti per Bush. E questo è perché? Persuasione o perché si modifica, che modifica l'agenda? Cioè cambia la mente, l'opinione dello spettatore o modifica le priorità? C'è uno studio molto buono, Gerber, Kaplan e Bergam, che ha segnato alle famiglie casualmente, che non ricevevano giornali nella zona di Washington, li ha segnati a ricevere copie di un giornale o di destra o di sinistra. E poi li hanno studiati. Hanno scoperto che coloro a cui veniva consegnato un giornale di sinistra erano fino a 8 punti percentuali più probabili votare democratici rispetto al gruppo di controllo. Quindi se gli si manda un giornale di destra a caso, è casualmente random, gli si manda un giornale di sinistra, 8% di probabilità in più di votare democratico, un effetto notevole effettivamente. Su quelli di destra non c'era un effetto? Forse sono meno, o diciamo la stampa di destra non è un buon veicolo, non lo sappiamo. Col giornale di destra non ha funzionato, però c'è stato un effetto e c'è stato un approccio per cui noi possiamo dire, noi non sappiamo adesso esattamente che cos'è la propaganda, sappiamo che è una cosa diversa dal mercato, anche se gli psicologi continuano, studiano la scienza, o meglio i ricercatori, non diciamo gli scienziati, i ricercatori studiano, hanno una loro opinione di propaganda e poi l'attuano, e poi uno si può essere d'accordo o meno d'accordo a dire ma no, questo è un approccio assolutamente inadeguato, l'hai sognato, la propaganda non è questo, ma dove vivi, tu ricercatore in che mondo stai, no, non ci sta, non esiste, la tua idea di propaganda non funziona. Invece in questo caso, secondo me, noi non decidiamo che cos'è la propaganda, non ci interessa gli autori di questo studio, noi diamo per scontato che c'è. E vediamo un pochino quali possono essere i suoi effetti. Un altro studio di questo, un'altra parte dello studio ha una sezione sulla persuasione, quindi sia sulla definizione dell'agenda che sulla persuasione, e hanno chiesto quanti soldati sono morti in Iraq. Questo è un fatto, poi un fatto più un valore. È stato sbagliato o no che membri dell'amministrazione Bush abbiano rivelato l'identità di un agente della CIA? È successo effettivamente durante l'amministrazione Bush. Poi una terza domanda puramente di valore, cioè hanno chiesto, che ricevevano sempre a quelli che ricevevano i due giornali, il Senato dovrebbe confermare la nomina del giudice Alito alla Corte Suprema? Questo per studiare la persuasione. Ora, hanno trovato gli autori un effetto solo sulla terza domanda, sulle prime due no. Un effetto quindi sulla persuasione è molto limitato, soltanto sulla terza domanda, come possiamo vedere. Passiamo adesso a descrivere nel dettaglio che cosa facciamo noi nel nostro studio. Allora, in Argentina ci sono state delle riforme di mercato negli anni 90, spinte molte dal consenso di Washington, dall'FMI e dalla Banca Mondiale. La privatizzazione dell'acqua è stata una delle tante privatizzazioni, una concessione di 35 anni ad un'azienda francese.
c'è stata un'enorme espansione della rete. Gli investimenti hanno portato a più di 2 milioni di persone che hanno avuto accesso all'acqua, finalmente 1.250.000 sono state collegate al sistema fognario, e il prezzo dell'acqua è diminuito, però le entrate sono aumentate. C'è stato un miglioramento radicale nella qualità dell'acqua, una riduzione significativa nella mortalità infantile in, nei comuni in cui l'acqua era privatizzata, un calo nei ricoveri per malattie correlate all'acqua. Quindi direi buone, insomma, si può arrivare a dire che c'è un rapporto causa-effetto. Tutto questo lo dico perché? Perché vorrei sottolineare una caratteristica, un aspetto del modo in cui abbiamo elaborato il nostro studio e la nostra strategia. Noi abbiamo preso una privatizzazione, in Latin America ce ne sono state tante, una di queste diciamo, ha portato, ha avuto risultati positivi, non, se, non per tutti, non per chiunque, però abbiamo individuato un gruppo che di sicuro sta meglio con l'acqua, con la privatizzazione dell'acqua, di sicuro stanno meglio. Ora non sto a discutere gli anni 70, gli anni 80, in cui magari le cose non so, ma gli investimenti, non so, nel collegare alla rete idrica nuove acque non ci sono stati negli anni 70-80, quindi c'è stato un aumento della popolazione e quindi il numero di collegamenti alla rete idrica si è ridotto in maniera notevole, non terribile, notevole, e quindi molti avevano forte bisogno d'acqua in Argentina, in alcuni quartieri, in seguito a questi sviluppi demografici degli anni 70-80, ed era costoso, oltretutto era anche molto scomodo non avere la rete fognaria, non c'era collegamento, non si poteva, alcuni non avevano il bagno in casa, e per avere l'acqua dovevi andare a comprarla, magari, con una tanicona, costosa e assolutamente scomodo, per cui per questa persona la privatizzazione è stata una meraviglia. Di certo, non c'è alcuna discussione. E allora, prendiamo tre gruppi, quelli che erano sempre stati collegati a una rete idrica, questi non è che stanno tanto meglio perché l'acqua l'avevano anche prima, adesso probabilmente pagano un pochino, a volte alcuni riuscivano a non pagare in realtà prima, quindi non è che stanno di sicuro meglio. Poi quelli che invece hanno acquisito accesso alla rete idrica dopo la privatizzazione, il gruppo che ho detto di sicuro sta meglio, e un terzo gruppo che quelli che sono rimasti senza accesso alla rete idrica, cioè persone che non avevano accesso né prima né dopo la privatizzazione dell'acqua, perché solo 2 milioni di persone in più hanno avuto accesso alla rete idrica, ma non tutti quelli che ne avevano bisogno. Quando poi nel 2006 c'è stata una nazionalizzazione, c'è stata un'ulteriore espansione. Allora, il secondo gruppo ovviamente è quello che ha tratto i vantaggi maggiori, e la caratteristica dello studio è quello di concentrarsi all'opinione sulla privatizzazione di questo gruppo, per cui il miglioramento è stato effettivo, insomma, quindi questo è il gruppo su cui effettivamente, insomma, i risultati non possono, mettiamolo anzi così, se non si trova un effetto positivo per questi allora è meglio lasciar perdere, perché era con quelli per cui, insomma, il vantaggio era assolutamente conclamato. Vediamo la spesa mensile diminuita in maniera significativa, a parte la praticità, c'era poi anche la questione della mortalità infantile che è diminuita molto per malattie portate, trasportate dall'acqua o associate all'acqua. Queste sono le tariffe dell'acqua e dello smaltimento delle acque reflue. Questi per coloro che erano sempre stati collegati alla rete idrica, anche al prezzo peggiore c'è comunque un vantaggio dall'essere collegati alla rete idrica. Poi, adesso però, passiamo un momento a definire il contesto del nostro studio. C'è stata una propaganda politica, diciamo, una discussione forse, in Argentina, fra un momento ne parlerò, che si è conclusa con la nazionalizzazione dell'azienda idrica. Questa azienda francese è stata nazionalizzata nel 2006, subito dopo siamo stati noi argentini a gestire il servizio.
Allora, la privatizzazione non era stata molto amata, molti avevano opinioni negative a proposito della privatizzazione, che non è abbastanza, non è infrequente in America Latina. In genere le persone non amano le privatizzazioni. Il rifiuto della privatizzazione ha raggiunto l'80%, l'85% in un anno addirittura. Quindi un problema notevole per gli economisti, no? Far conciliare questa opinione con il resto. La legge dell'emergenza economica, le tariffe idriche e dello smaltimento d'acqua sono state bloccate, l'azienda ha fatto causa, ha interrotto gli investimenti, alcune interruzioni presunte ai servizi idrici hanno portato ad una sanzione di $1.300.000, presunte interruzioni. Mi dicono che in realtà non sono state vere e proprie interruzioni, per questo è stato messo presunte, ciò non di meno l'azienda, forse è stato un pretesto del governo argentino per multare dicendo guardate c'è un'interruzione di servizio. Il presidente Néstor Kirchner ha attaccato pubblicamente l'azienda idrica dicendo che non investiva. L'11 maggio del 2004 ha annunciato pubblicamente che il governo e l'azienda avevano raggiunto un accordo. Kirchner lodò a quel punto pubblicamente l'azienda, citandola come esempio verso altre aziende privatizzate che invece sono sorde. E il presidente ringraziava anche la Francia. Dopo che l'accordo nel 2004 giunse a scadenza, il presidente attaccò di nuovo l'azienda perché richiedeva un 60% dell'aumento dei prezzi. Nel 2005 il presidente e il ministro attaccarono sui media e il 22 di marzo del 2006 questa cosa raggiunse a un apice, per così dire. Qui vediamo un istogramma di giornali, articoli sulla stampa su Aguas Argentinas, che è il nome dell'azienda, e vedete qua i picchi quando incominciarono a parlare di questi attacchi all'azienda idrica. Ora, qui potete vedere, i problemi per l'azienda cominciano soprattutto qui, poi anche qui, questi sono articoli negativi, questo sono soprattutto, qui c'è la nazionalizzazione e noi abbiamo fatto il nostro studio due mesi dopo, un mese e mezzo dopo, quindi subito dopo la nazionalizzazione. Con questa parte ormai allora abbiamo fatto un sondaggio, un questionario nel giugno del 2006. Come l'abbiamo fatto? Siamo concentrati su due gruppi, quelli che non avevano mai avuto accesso all'acqua né prima né dopo la privatizzazione e il gruppo che invece aveva avuto accesso all'acqua grazie alla privatizzazione. Poi attraverso delle cartine abbiamo studiato, abbiamo guardato laddove le aziende avevano detto che avevano investito, abbiamo chiesto sì, avete avuto dell'acqua, da quando, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo voluto verificare che quello che l'azienda idrica diceva fosse vero, abbiamo avuto quindi queste cartine eccetera. Due gruppi, coloro che avevano acquisito accesso all'acqua e coloro che non hanno mai acquisito. Un'altra cosa, abbiamo assegnato casualmente, abbiamo diviso la nostra popolazione in tre gruppi completamente diversi che adesso vi passerò a descrivere. Nello studio dicevamo alle persone che cosa diceva l'azienda, il governo dell'azienda. Un altro gruppo dicevamo semplicemente quello che diceva l'azienda e poi dopo ponevamo la domanda, e al terzo gruppo non dicevamo nulla. Facevamo le domande, gliele ponevamo, ma non davamo nessuna informazione. Quindi nella prima dicevamo soltanto al primo gruppo quello che diceva il presidente, al secondo gruppo quello che diceva l'azienda, al terzo gruppo a niente. Ora non è tutti sono comunque esposti alla propaganda, non è che chi non riceveva da noi informazioni non era esposto a nessuna propaganda, ovviamente, perché questi comunque sui media potevano leggere, però da noi no. Il nostro effetto in un qualche modo era, come dire, una sottovalutazione, una sottostima della propaganda, proprio perché noi non gli dicevamo niente, quindi ce n'era un po' meno, diciamo. Allora, il contenuto di quello che noi dicevamo era il seguente.
Dopo un gruppo di domande piccolo, l'intervistatore diceva: prima di continuare vogliamo leggerti una cosa recentemente apparsa sulla stampa. E poi l'intervistatore leggeva questo articolo: informazioni recentemente comparse sulla stampa riflettono problemi gravi nella qualità dell'acqua a Lomas de Zamora. E non era vero, tra l'altro, comunque. Cioè, era vero. Cioè, sulla stampa c'era stato questo, ma non era vero il calo della qualità. Quindi informazioni riflettono seri problemi sulla qualità dell'acqua a Lomas de Zamora. Il 9 marzo 2006 il presidente Kirchner ha annullato per decreto il contratto ad Aguas Argentinas. Nella sua decisione il governo ha sostenuto che ci fossero problemi di qualità del servizio e questa era la ragione principale della rinazionalizzazione dell'azienda. In diverse occasioni il presidente Kirchner ha criticato l'azienda per mancanza di adesione ai termini del contratto di concessione e più generalmente per la loro performance prestazione dalla privatizzazione. Recentemente in una riunione politica Mar de Ajó ha detto: ci sono aziende come Aguas Argentina che dovrebbero dire che quello che ci hanno fatto è vergognoso, perché ci hanno preso 5.000 milioni di dollari e non hanno costruito neanche due condutture, due tubi. Questo è quello che noi gli abbiamo letto, questa era peraltro una citazione corretta, e poi l'intervistatore continuava a fare domande dopo aver letto questo pezzetto. È difficile, ribadiamo, definire la propaganda. Noi abbiamo usato una vera dichiarazione di presidente Kirchner nel suo tentativo di influenzare le convinzioni dell'opinione pubblica sui vantaggi di avere l'acqua privatizzata. Ovviamente era impreciso, perché i fatti sono chiaramente, dimostrabilmente non veri, e questo in particolare, ma ancora di più per chi aveva ricevuto il collegamento alla rete idrica, perché chi era stato collegato ovviamente poteva dire: non è vero che non hanno investito neanche, costruito neanche due tubi, perché loro erano stati allacciati alla rete idrica. E poi un'altra caratteristica è che è definita in un mercato politico reale, una situazione effettiva in cui la propaganda si riteneva utile e quindi questo si correlava all'approccio di Gerber e Carla nello studio che vi ho fatto vedere prima. La brevità dell'intervento probabilmente influenzerà i risultati contro il trovare un effetto della propaganda, quindi in un qualche modo è un po' contro l'effetto della propaganda, perché questo è breve l'intervento, quindi insomma è difficile che un intervento così breve abbia un effetto. Noi possiamo anche dire che c'è un desiderio da parte dell'intervistatore di far sapere certe cose all'intervistato, eccetera, eccetera. Poi abbiamo chiesto agli intervistati su una dieta dicendo quanto daresti a questa cosa un voto da 1 a 10, che sono i voti che noi usiamo nella nostra scuola, e così, cioè se prendi 7 durante l'anno, e lo stesso vale anche all'università, se prendi 7 sei sufficiente, passi. Meno di 7 invece devi dare degli esami come di riparazione a dicembre, se hai meno di 4 a marzo, se a marzo gli esami non li superi e non ne passi 2, sono 14 materie e su 2 non passi, ripeti l'anno. Quindi 4 è un punteggio molto basso. Noi chiedevamo di dare la valutazione sullo stesso tipo di uno si dice, non so, nel gergo argentino si dice: come giocano quelli? Beh, un 7, che è un quello che in Italia è un 6, insomma, un 8, carino, eccetera, eccetera. Sotto il 7, insomma, no, non è un'insufficienza, sotto 4 è una catastrofe, quindi chiedevamo di valutare il servizio sulla base dei voti che si danno a scuola. Poi abbiamo ancora un po' di aspetti tecnici che ci possono spiegare perché abbiamo impostato il lavoro. Ci sono domande per se sono delle cose che non sono chiare? I due gruppi, il gruppo con, o meglio, noi abbiamo cercato di capire l'effetto dell'investimento fra chi era stato allacciato e chi no.
diverse dimensioni abbiamo valutato che possono essere misurate, ve le faccio vedere fra un attimo. Non c'è motivo di pensare che tutte le dimensioni su cui i due gruppi differiscono siano dimensioni sempre misurabili, quindi a volte non è possibile confrontare, perché non si può fare una regressione multivariata su tutti questi controlli, perché magari ci sono anche altre variabili che non abbiamo misurato, che anche queste differiscono, quindi non tutto è stato misurato. Beh, magari si dicono, guarda, questi due gruppi dovremmo comprendere anche questi controlli, ma è un po', insomma, un po' ambiguo, perché ok, sì, li inserisci questi controlli nella valutazione statistica, ma poi ce ne sono altri che dimentichi, quindi insomma non si può mai essere certi. Vediamo comunque le variabili che abbiamo compreso noi. Quanto tempo abbiamo? Abbiamo ancora 40 minuti, giusto? Più o meno? 45, dobbiamo finire alle 12. Io cerco di finire prima, così magari abbiamo un po'. Comunque mi chieda pure di fermarmi. Questi sono quelli che sono stati allacciati alla rete idrica e quella sulla destra quelli che non sono stati allacciati. La cosa che colpisce in primis sono i punteggi bassi dati da tutti. Allora, degli anni 90, che punteggio dai da 1 a 10? Il punteggio della privatizzazione in genere da 1 a 10 e l'ultimo è che punteggio dai alla privatizzazione dell'acqua, fra tutte le privatizzazioni, quella dell'acqua da 1 a 10, che punteggio gli dai? Guardate le cifre, sono voti terribili, incredibilmente bassi, terribili, eh? Agli economisti questi valori assoluti non piacciono, perché dicono, no, guarda, in realtà c'è un effetto del punteggio, c'è un punteggio, io non ci credo, in realtà la dimensione, no, qui quando ti dicono che è un 3, pensano che sia 3, non gli piace. Punto. Secondo me non c'è molto da discutere. Se è 3, è 3. Allora, le riforme degli anni 90, quelli che erano stati allacciati, hanno dato 3,44 in media, una media da 1 a 10. Chi l'acqua non l'ha avuta gli ha dato 4, anche un pochino di più addirittura, ma non sono differenze statisticamente significative. Comunque c'è anche un problema generale, cioè che ai poveri, cioè quelli senza acqua, sono più poveri, no? E quelli più poveri danno alle riforme, alle privatizzazioni, sempre un punteggio un po' superiore che i ricchi. Il sostegno alle privatizzazioni diminuisce con l'aumentare del reddito, il sostegno alle privatizzazioni. Cosa strana, eppure così. Questo sostiene l'opinione degli economisti. Gli economisti dicono, beh, dobbiamo proteggere i poveri col mercato, e questo in effetti è in linea con quanto dicono, almeno da questo punto di vista. Diciamo adesso un'altra cosa che mi sembra abbastanza importante qui, cioè vale per le privatizzazioni, per le riforme degli anni 90, ma quando parliamo alla privatizzazione dell'acqua le cose si invertono per il gruppo non allacciato alla rete, quindi è relativamente in linea con l'opinione per cui avere l'allacciamento all'acqua ti modifica un pochino il modo di pensare le cose, anche se insomma a livelli piuttosto limitati, vedete le differenze. C'è un commento, scusate, non sentiamo la voce. Non sono statisticamente significative, l'avevo detto, anche se la tendenza è quella. Ora dipende anche da quanti sono gli intervistati perché ci sia una significatività statistica. Se il campione fosse stato un po' più grande probabilmente si sarebbe raggiunta la significatività statistica. Mary Shirley l'ha trovata questa differenza statisticamente significativa, un minuto fa l'avevo appunto detto. Qui c'è quello che il sostegno alla privatizzazione diminuisce con l'aumentare del reddito, questo l'aveva trovato Mary Shelley ed era statisticamente significativo. Questo ci impone un approccio particolare, cioè se noi utilizziamo il punteggio per la privatizzazione dell'acqua dobbiamo affrontare il problema se abbiamo controllato tutte le variabili nell'analisi. Un modo per risolvere questo problema senza avere effetti fissi e dati variabili è utilizzare il water score gap, cioè quello che io utilizzo per ogni persona non è che dia un numero alto o un numero basso per l'acqua, ma se la differenza fra la percezione che uno ha, il punteggio che uno dà all'acqua,
meno il voto che uno dà alle altre privatizzazioni, cosa fa? Quindi a questo punto si filtrano via tutti quegli effetti, cioè sì, è un modo abbastanza ragionevole, nuovo, per introdurre gli effetti fissi, cioè l'effetto che ci sarebbe comunque sulla privatizzazione in questo contesto un po' trasversale. Questa è una delle innovazioni del nostro studio. E questo è quello che vi stavo dicendo, appunto, ci sono differenze fra il gruppo allacciati e non allacciati, oltre, lungo tutte queste le varie dimensioni. C'è questa differenza, e qui potete vedere che queste differenze invece sono statisticamente significative fra i due gruppi. Adesso ve li leggo, cioè quelli senza allacciamento all'acqua, l'84% del campione senza acqua non ha alcuna qualifica. Quelli che hanno allacciamento all'acqua è meno 0,07, il che significa che la media per coloro che hanno avuto allacciamento all'acqua era del 77%, un pochino più. Questo che voglio dire, chi sono quelli allacciati all'acqua sono relativamente più qualificati. E questo vale per altri parametri, lo status socio-economico, tutte differenze significative, per cui chi non è allacciato, cioè chi ha avuto l'allacciamento, è relativamente più ricco, sta un pochino meglio, e quindi confrontare i mezzi non serve. Quello che serve è confrontare il punteggio che si dà alle privatizzazioni in generale rispetto a quella dell'acqua. Questo l'ho già detto, il gap, cioè la differenza fra il punteggio per le privatizzazioni e il punteggio per la privatizzazione dell'acqua soltanto. Vediamo la prima colonna, questa è una regressione in cui abbiamo utilizzato il water score gap, la differenza fra ciò che io penso della privatizzazione dell'acqua rispetto meno quello che penso delle privatizzazioni in genere. Quindi qui vediamo quanto mi piace la privatizzazione dell'acqua rispetto a tutte le altre privatizzazioni, questa è la variabile che ci interessa. Poi cerco di capire la differenza fra chi ha avuto accesso e chi non ha avuto accesso. Quello 0,9 circa è il punteggio che va su. Di 0,9, che è un notevole, insomma, tutto sommato. Però nelle altre colonne, quando si inseriscono tutti i controlli, non c'è niente di significativo, e questo valida il fatto che attualmente il punteggio del water score gap ci aiuta a capire effettivamente, perché le altre variabili non sono significative. Quindi la vera differenza che si ha è nella differenza fra il punteggio delle privatizzazioni in genere e quelle dell'acqua. Qui è un grafico che però non ho fatto bene. Comunque, detto tutto questo, cosa possiamo dire? Beh, un modo per confrontare questo è, questo è il gruppo che di sicuro ha avuto il vantaggio superiore, cioè prima non avevano l'acqua, adesso sì, non avevano le fogne, dopo le avevano, i costi sono diminuiti per loro. Ora questi, quanto per queste persone migliora, quanto danno 0,9 in più alla privatizzazione dell'acqua? Quindi da 3 passano a 4, insomma da 3,3 a 4,2 il voto che danno alla privatizzazione dell'acqua. È sempre comunque incredibilmente basso per tutto. Quindi è un po' come, tanto questo è già un risultato, mi fermo per un momento su questo perché mi sembra importante, vado sempre troppo veloce, mi rendo conto, però qui noi abbiamo concentrato quel gruppo che di sicuro aveva avuto un vantaggio, stava di sicuro meglio grazie alla privatizzazione, troviamo sì un effetto, ma l'effetto è limitatissimo rispetto al punteggio da 1 a 10, rispetto a una scala 1 a 10. Ma forse la scala non è importante, no, invece no, secondo me in questo caso il fatto sia 1 a 10 e prendano 4 è importante. Non siamo riusciti a spiegare, a capire perché non ci fosse sostegno alla privatizzazione dato questa realtà. Sì, alle persone interessava effettivamente in tutti gli altri aspetti delle privatizzazioni, ma i risultati, insomma, non c'era una grossa differenza. E qui vediamo adesso la propaganda invece. Prima colonna, stesso effetto, coloro che hanno guadagnato l'accesso all'acqua, i coefficienti fra le due affermazioni.
quella dell'azienda, cioè l'affermazione dell'azienda non dà l'effetto della propaganda dell'azienda, non c'è. Quando l'azienda dice abbiamo fatto delle gran cose, non cambia. Quando gli abbiamo invece letto al sottogruppo di persone, gli abbiamo detto l'affermazione del presidente, c'è un calo significativo di mezzo punto. Quindi l'effetto propaganda notevole, non amplissimo, però qui dipende anche da quanto è grande il campione. Comunque la propaganda nel senso delle affermazioni del presidente sembra avere una certa influenza, relativamente ampia. Sono persone comunque esposte alla propaganda in genere, in un qualche modo è un effetto quasi di stimolazione, no? Cioè, prego, dica pure. So these people have so that's a good question. Un'ottima domanda la sua. Vogliamo essere certi che queste persone in effetti colleghino il fatto che adesso hanno l'acqua all'azienda privata e non allo Stato, perché in effetti potrebbero pensare l'opposto. No, ma ricevono una bolletta alla fine e che devono pagare, quindi questo gli ha fatto capire le cose. E poi gli abbiamo anche chiesto chi ti dà l'acqua, e loro dicono i francesi, o meglio l'azienda francese. Quindi sono consapevoli che c'era un'azienda privata. E non abbiamo fatto, anche se avremmo dovuto farlo, porre domande su quanto fossero consapevoli del fatto che l'azienda statale prima non gli dava l'acqua, perché magari pensavamo l'avremmo avuta, saremmo stati allacciati e avremmo pagato anche meno, e quindi c'è una specie di controfatto nella loro testa. Io non credo, ma essere onesti, che sia il problema, però noi non l'abbiamo studiato, non potrei darle una risposta statistica a questa eventuale obiezione. Però sapevano che durante gli 80 nessuno di questi riceveva l'acqua, la copertura anzi continuava a diminuire gradualmente perché gli investimenti erano bloccati a causa della crisi finanziaria dello Stato, per cui non ce n'era per nessuno, insomma. E in alcuni di questi quartieri la situazione peggiorava, e una delle cose fondamentali era... c'erano degli striscioni che dicevano vogliamo l'acqua, era una delle richieste continue per i governi locali magari, eccetera. Quindi però non abbiamo studiato questo aspetto, come ho appena affermato. Sono quasi arrivato alla fine, ecco una quantificazione dei risultati. Se guardiamo qui vediamo che abbiamo in questo gruppo, si tratta coloro che hanno ricevuto l'investimento idrico senza propaganda, questa è una cifra, invece quelli con investimento ma con la propaganda, e si abbassa di 0,5 la loro gradimento, e poi c'è un gruppo che non ha avuto l'investimento idrico e la propaganda, in cui si abbassa di 0,7 il loro gradimento. So these are like, you know, relatively large. Si tratta di grossi numeri, in particolare se consideriamo l'effetto della propaganda. Per cercare di capire i numeri, per valutare l'entità di questo campione, punteggio medio dato alla privatizzazione da coloro che non hanno ricevuto l'acqua, il punteggio medio è 3,35, quindi ricevere il vantaggio di un investimento da parte dell'azienda, quindi aver avuto l'acqua, aumenta il punteggio oltre il 27%. L'esposizione alla propaganda del governo riduce il punteggio di circa il 15%. Si potrebbe esporre la gente all'effetto della propaganda vedendo l'effetto fra i due gruppi, e l'effetto diventa maggiore, quindi quelli che non hanno avuto l'acqua probabilmente avranno un calo nell'apprezzamento della privatizzazione. Quindi l'errore standard non è enorme in questo confronto, però è proprio una questione di potenza dello studio del campione. Ecco, potrebbe essere un effetto molto temporaneo, questo bisogna dirlo però. Now, one
In questo contesto, ecco, una cosa interessante è che ci dà la possibilità di confrontare i due effetti. Un grosso problema in questa letteratura è proprio quello di cercare di avere un contesto dove si possono confrontare gli effetti sui diversi gruppi. Era una domanda? Bene, a questo punto vorrei cercare di concludere, però prima vorrei mostrarvi qual è l'effetto di interazione in maggiore dettaglio. L'errore standard non è nemmeno in questo caso ampio, però vediamo la colonna numero 1. Qui abbiamo l'acqua appunto che è stata ottenuta e poi l'effetto della propaganda del presidente e dell'azienda, oppure non aver ricevuto l'acqua e l'effetto della propaganda presidenziale dell'azienda. E cosa ce ne facciamo di tutto questo? Guardate, 0,71. Diciamo un valore abbastanza vicino a 0,9, uno potrebbe anche dire che non è vero, ma diciamo che sia così. Quindi questo ci dà l'idea, diciamo che l'azienda ottiene altrettanto sostegno alla privatizzazione investendo oppure evitando che un gruppo sia esposto alla propaganda. In senso più lato, e forse dovremmo studiare di più questo aspetto in futuro, però ancora non ci siamo, guardate la colonna gained water, meno 0,26, meno 0,12, la seconda e la terza riga, sembrano simili. Guardate il gruppo no water, meno 0,71 più 0,31. Cosa significa tutto questo? In realtà non è del tutto chiaro. Sembra che coloro che hanno ottenuto l'acqua abbiano delle convinzioni più stabili, meno modificabili, quindi non cambiano parere sulla privatizzazione, non lo cambiano frequentemente, che siano meno sottoposti alla propaganda. Quindi c'è una variabilità limitata, come ha detto lei appunto. La differenza è magari significativa a livello del 18%, ma credo che acquisendo ulteriori dati le cose si chiariranno ulteriormente. Dunque meno 0,26, meno 0,12, quelli che hanno ottenuto l'acqua, ecco, non c'è un impatto della propaganda. Vediamo il meno 0,71 e il più 0,31. Il che significa che chi non ha avuto l'acqua, il fatto di essere sottoposto alla propaganda presidenziale piuttosto che dell'azienda, fa una grossa differenza. Questo gruppo è più alternante, cambia parere più velocemente. E le persone magari non vengono esposte a una determinata propaganda e non cambiano idea, quindi è interessante. Ecco alcuni punti di discussione. Dunque, l'impatto dell'effetto suggerisce quanto segue: un'azienda che investe per fornire acqua e fognature a una casa guadagna sostegno dal proprio intervento, o come pure garantendo che quella famiglia non venga esposta alla propaganda dell'imprenditore politico. Poi ho parlato dell'errore standard, ma questo lo possiamo saltare. Vi sono alcuni elementi di falsificazione, uno potrebbe dire sì, questo è valido per tutto, perché non utilizzare altri punteggi, per esempio il telephone score gap, potremmo fare questo tipo di studio. Ecco, il gain water non si collega affatto, quindi non c'è un effetto spurio, non c'è una relazione causale tra questo punteggio telefonico e la questione dell'acqua, oppure l'oil company score gap, eccetera.
vi sono altre possibili interazioni? Ecco, la propaganda potrebbe avere un effetto diverso, diversi livelli di reddito, precedenti convinzioni, opposizione politica, eccetera. Non emerge nulla in questo senso, o le differenze di reddito? E qua non c'è una grossa interazione. I just want to make a small comment about prime. Ora ho qualche osservazione sull'effetto innesco, priming. Abbiamo considerato appunto l'effetto scatenamento. È un meccanismo che viene utilizzato in psicologia, in cui fondamentalmente io rendo evidente qualcosa ai vostri occhi e poi faccio delle domande. È propaganda, forse, non so, sto magari facendo della propaganda, riducendola semplicemente a un effetto innesco scatenamento, a questo effetto priming, secondo me no, ma c'è un notevole incremento dell'effetto della propaganda, ma secondo me, cercherò di concludere, concludo. Noteriamo che ci sia un potente effetto causale della propaganda sulle convinzioni della gente a breve termine. E un'azienda che investe per fornire acqua e fognature a una famiglia guadagna lo stesso sostegno grazie a questo intervento, come pure garantendo che quella famiglia non venga esposta alla propaganda politica. Ci sono alcune evidenze a favore dell'ipotesi che la propaganda ha bisogno di avere una base nella realtà, ma c'è un forte errore standard. Grazie allora Raffaele. Ci sono già delle domande, il signore poi semmai. Good morning, my name is Tobias Piller, I'm a German journalist. Sono Tobias Piller, sono giornalista della Allgemeine Zeitung. Vorrei chiederle di evidenziare i risultati in una prospettiva più ampia. Ecco, sembra che, per esempio, se lei trova logica la privatizzazione da un punto di vista economico, si rivela utile, allora a questo punto qual è il ruolo dell'informazione e cosa dovrebbero fare i politici o gli economisti? E quali sono le conclusioni pratiche degli esempi che lei ha fatto? Una risposta velocissima. Non faccio cose pratiche, non mi occupo di cose pratiche, non lo so, mi occupo di teorie, quindi non saprei risponderle. Sto cercando di capire che cosa determina le posizioni della gente in merito ai vantaggi del mercato. Abbiamo fatto uno studio, non sto dicendo che questo risultato sia generalizzabile o addirittura applicabile all'Europa. C'è un effetto molto ridotto. Ecco, per esempio, se privatizziamo l'acqua in Europa, vi assicuro che sarà un vantaggio meno visibile di quanto non è stato in Argentina. Ma quanta gente c'è in Europa che non ha accesso all'acqua? E quindi questo potrebbe essere un aspetto interessante. E mentre l'effetto positivo è stato evidentissimo, la privatizzazione ha migliorato moltissimo le vite di molte persone e ancora la rifiutano. Quindi a questo punto, naturalmente ci sono altri lavori che stanno studiando questo argomento, ma potremmo magari parlarne dopo, bilateralmente. Però dico semplicemente che la gente associa la privatizzazione con dei governi che non ama e quindi pensano che magari il governo era di destra, erano tutti corrotti, non si occupava del popolo, eccetera. E quando qualcuno corrotto spinge a favore di qualcosa, noi odiamo questo qualcosa, a prescindere dal suo valore. Diciamo che è una visione non economica del mondo. Noi economisti pensiamo che tutto sia strumentale. Ma forse potremmo anche sbagliarci. Come dicevo, servono altri studi.
you. Sono Riccardo Puglisi. Da quando ha iniziato a parlare del valore assoluto dei pareri sulla privatizzazione, vorrei sapere che ne pensa di quanto segue. Secondo me questa azienda francese magari non era una public company e quindi non c'erano molti azionisti argentini che detenevano azioni. Quindi magari questo scarso valore dato alla privatizzazione, una volta fatto l'investimento, ciò che è fatto, quindi se una persona è un contribuente e non è un azionista, chiaramente vede le cose da un altro punto di vista. Se uno è un azionista, ecco, non viene ricompensato per il fatto che l'azienda venga nazionalizzata, ma se uno è solo un contribuente, allora a questo punto vediamo che gli investimenti sono già stati fatti, chiusi e finiti. Con questo non sto parlando di propaganda, mi piace il taglio che lei ha dato su questo aspetto, però mi chiedo proprio come si riesce a spiegare questo scarso sostegno alla privatizzazione. Sì, ho capito, ottima osservazione. Vediamo di dare delle mezze risposte. Innanzitutto, se fosse vero questo, allora ci si aspetterebbe che i numeri andassero su moltissimo sui no water, perché quelli che non avevano l'acqua prima non ce l'hanno avuto dopo, hanno visto che 2 milioni di persone l'ha ricevuta e quindi questi dovrebbero essere disperati perché nemmeno loro l'hanno ricevuta e tra l'altro non hanno problema di contribuire, di pagare per l'acqua. Quindi i numeri assoluti dei no water, che naturalmente sta migliorando ma è ancora alto, ecco, questa è una possibile reazione, bisognerebbe agire di più sui no water. Poi la questione degli azionisti. L'azienda era appunto francese e deteneva il 5% del capitale, il 95% dell'azione erano invece di aziende argentine. A questo punto, non so, credo che gli argentini odino gli argentini ricchi perché li ritengono corrotti, in particolare quelli coinvolti nelle delle privatizzazioni, per cui anche se la realtà è un po' diversa, quindi è una logica che sta in piedi. Alcuni pensano quelli meritano la nazionalizzazione. Ma come dicevo all'inizio, sono delle mezze risposte. Effettivamente rimane ancora un punto di domanda, insomma, cosa pensa la gente quando risponde alle domande. Allora in questo caso il gruppo No Water dovrebbe essere particolarmente disperato. Ecco, se quella è la logica che prevale, allora il gruppo No Water dovrebbe dare dei punteggi altissimi. Perché? Perché i No Water vedono quelli che hanno avuto l'acqua, che stanno meglio, e poi dicono adesso state nazionalizzando, il che vuol dire limitare la diffusione delle condutture, della rete. Non è un'ottima risposta, comunque ho capito cosa intendeva dire. Ci sono altre domande? Pensa che i risultati possano essere parzialmente gravati in negativo dal fatto che l'azienda è monopolista, quindi non è stata la fusione di una singola conduttura, semplicemente è stato da ampliare la rete idrica a molti altri argentini. No, non credo sia questo, e le dico anche perché. Ecco, quelli che erano collegati prima, allora si potrebbe dire che semplicemente è una questione di prezzi, di tariffe, il prezzo netto pagato è aumentato moltissimo, chi lo sa. Per cui noi ci siamo voluti soffermare su un gruppo in cui era evidente che avrebbero avuto dei vantaggi dalla privatizzazione, magari monopolisti, non monopolisti, ma comunque era evidente che ne avevano avuto un vantaggio. Per cui
la questione del monopolio o meno, ecco, in realtà ci siamo soffermati solo sul gruppo che ne ha tratto vantaggio, piuttosto che riferirci a quelli che l'acqua l'avevano avuta sempre, in cui l'aspetto monopolistico era meno importante. Quando c'è stata la crisi economica in Argentina, il governo ha reagito contro le istituzioni internazionali finanziarie, accusandole di neocolonialismo, eccetera. Avete cercato di capire cosa pensava la gente in proposito? Il fatto che le aziende straniere operanti in Argentina, come è successo poi in Bolivia, in Ecuador, avessero avuto un effetto, un peso sulle opinioni espresse? Ma la risposta è sì e no. Abbiamo osservato questo aspetto. Dal punto di vista economico, la nazionalità delle persone non dovrebbe essere un grosso problema. Potrebbe esserlo, ma in questo caso non lo è. Nella realtà, esulando dal modello economico, la gente è molto nazionalista, anche se questo non ha un impatto sui nostri risultati. Il water score gap rimuove quell'effetto, quindi l'approccio empirico non è quello di guardare i numeri in senso lato, ma piuttosto controllare quell'azienda rispetto ad altre. Insomma, sono tutte in certa misura sono gestite da stranieri, e questo è il motivo per cui abbiamo voluto verificare l'impatto di questo fattore. Poi un'altra questione, la differenza, il cleavage, sì, è un po' la questione stranieri rispetto a non stranieri, ma diciamo il confronto va tra corrotti e non corrotti. Noi pensiamo che i ricchi siano disgustosi, li odiamo, questo dice la gente, e li odiamo perché pensiamo siano corrotti. Questa è una cosa molto importante. Quindi io credo che la cosa più importante non riguardi la questione dei poveri, ma piuttosto ciò che il povero pensa del ricco. È ciò che distingue un paese sottosviluppato rispetto agli USA. Non so, chi è ricco, chiedete a un americano, chi è Bill Gates, a uno che fa computer, se lo chiedete a un argentino danno un nome e dicono bah, è un corrotto, un suino corrotto, come ha fatto soldi, vuole sposarlo? No, invece negli Stati Uniti voglio metterlo in prigione, mentre tutti avrebbero voluto sposare Bill Gates. E questo vale per Brasile e Argentina, e ovviamente questo riguarda la volontà di agire contro i ricchi. Ecco, questo perché negli Stati Uniti c'è un'atmosfera molto a favore del business, e questa è la differenza. La gente in Argentina fa un confronto tra straniero e argentino, ma ancora di più un confronto tra il ricco, sempre corrotto, e il non corrotto. Dopo aver descritto i suoi risultati, lei ha detto che la gente si meritava quel risultato catastrofico. In America la gente, scusi, può ripetere perché non ho mica capito. Lei ha parlato molto velocemente, ha detto le persone che non sono collegate alla rete meritano di non esserlo secondo i suoi risultati. E gli americani la pensano così? Quando lei spiega questi risultati così sorprendenti, io non so se posso esprimermi a favore degli americani USA, e magari non so se devo esprimersi su ciò che la gente merita o meno. Probabilmente è il mio subconscio che mi ha tradito e ha parlato a voce alta. Io non credo, non do la colpa alle persone perché la pensano in un modo o l'altro, semplicemente guardo cosa pensano e cerco di capire. L'economista è spesso frustrato da questo rifiuto del mercato. Io lo prendo molto seriamente, cerco di capire che significa. Quindi non penso
in termini normativi, nel senso la gente si merita questo o non se lo merita. Non penso così. Come dicevo all'inizio, non possiamo presupporre, anzi, perché i mercati migliorino il benessere perché sono efficienti, perché tutto è basato sul presupposto di razionalità. Poi quando dobbiamo spiegare perché si rifiutano i mercati, diciamo, è chiaro che lo fanno perché la gente è razionale. Quindi o delle due l'una, o è razionale o non lo è, si decida. E dopo si parte da questo. Quindi io prendo con grande serietà il fatto che la gente odi i mercati, penso che lo facciano perché hanno aspettative diverse, quindi non solo aspettative materiali, si aspettano qualcosa di diverso. Se uno ci dà l'acqua, pensiamo che sia il nostro diritto, insomma nessuno pensa di dover vivere in un mondo senza acqua, quindi il fatto di generare un sistema di distribuzione dell'acqua in cui qualcuno è escluso sulla base del prezzo è sbagliato, insomma tutto questo si tiene per un economista, però bisogna cercare di capire meglio come pensa la gente e farlo in modo più costruttivo che non dire semplicemente questo è irrazionale. Una domanda relativamente a coloro che sono stati collegati alla rete idrica. Lei ha detto che sapevano che l'azienda era francese. E cosa si aspettavano? Che fossero francesi o meno? Tanto comunque sapevano che il governo aveva previsto di ampliare la rete idrica, quindi loro sarebbero stati successivi collegati, quindi non è stato un merito dell'azienda francese il fatto che fossero stati collegati alla rete. La mia risposta è, intanto è un'ottima domanda, questo è un aspetto molto importante, è una parte un po' debole del lavoro, avremmo dovuto fare un'indagine, ma l'abbiamo dato per scontato. Negli anni 70-80 la rete non era stata ampliata, anzi si era contratta e per questi quartieri era evidente che il governo non dava l'acqua e che aveva fatto una promessa falsa, e la campagna elettorale era stata proprio basata sul fatto che queste persone non avevano accesso all'acqua, quindi il controfatto per questo è nessun accesso all'acqua, non c'è acqua del governo. Negli anni 80 hanno aspettato per più di 10 anni e la rete addirittura si è ridotta con meno collegamenti, con scarsa qualità dell'acqua e quant'altro. E questo era vero per tutte le aziende di Stato, non solo per l'acqua. Ce n'erano molti di motivi a spiegazione di questo, però fondamentalmente era più che evidente ai cittadini che le aziende statali erano un disastro, in particolare quella idrica. Anche oggi che siamo al massimo della critica nei confronti della privatizzazione, la gente dice sempre sì sì, prima era un disastro, non saremmo andati da nessuna parte con quello che ci veniva dato, ma questo significa che però si poteva fare qualcos'altro, non era necessario dover privatizzare per forza, insomma si era un po' idealizzato quello che succedeva in Europa, noi volevamo essere come l'Europa, non come gli USA, non abbiamo la più pallida idea di cosa si fa in Europa, però pensiamo che gli europei siano molto meglio degli americani, dei nordamericani. Lo dico in modo formale perché io sto cercando di capire come formulo le mie convinzioni. Io stabilisco, non so, un rapporto con una persona e dico mi sembra una brava persona, mi piace, adesso non so perché, è un po' come qui noi insieme. Noi non abbiamo gli americani per alcuni comportamenti e quindi rifiutiamo la loro posizione sul mercato. Ma così si formano le convinzioni. Ora forse non ho capito bene dalla sua presentazione, però c'è una cosa. Il primo risultato, grande risultato che ci ha presentato è che c'è una scarso opinione della privatizzazione in generale da parte degli argentini, e poi
c'è un delta nella valutazione rispetto alla privatizzazione specifica dell'acqua che dipende in parte dalla realtà e in parte dalla propaganda. La mia domanda a questo punto è: lei ci ha fatto vedere che la privatizzazione dell'acqua ha avuto effettivamente un chiaro effetto positivo su una parte sostanziale della popolazione. Cosa sappiamo noi però del processo generale della privatizzazione? Potrebbe effettivamente essere che è una valutazione bassa del processo di valutazione è motivata. E l'altra privatizzazione ha avuto un effetto negativo alle altre privatizzazioni, per cui magari c'è una scarsa reputazione della privatizzazione, si trova un delta solo perché le privatizzazioni erano andate proprio terribilmente, quindi quella dell'acqua era andata un po' meglio, per cui non so se mi sono spiegato. Potrebbe essere che questo livello basso di valutazione del processo di privatizzazione sia giusto, motivato. Avete studiato qualcosa in questo senso? Beh, l'osservazione è interessante, effettivamente la cosa è molto complessa. Allora, cerchiamo di ripetere la questione, vediamo un po' se... Gli abbiamo chiesto su tutti cosa pensano delle privatizzazioni, adesso non c'è più il microfono. Well, you know, my opinion is irrelevant here. Beh, la mia opinione personale è abbastanza irrilevante, comunque ci siano ottimi e buoni aspetti della privatizzazione, comunque come economisti ognuno di noi ha una qualche apprezzamento per molte di queste riforme. Devo confessare di avere una qualche simpatia verso alcune di queste riforme, questa è la mia opinione. E il microfono aiuterebbe effettivamente. Usato. Anche evidenze obiettive? No, non è necessario, perché l'approccio non è usare il gap, per cui è l'acqua meno le privatizzazioni in genere, e le privatizzazioni in genere, beh, potremmo pensare al punteggio di tutte le privatizzazioni, il punteggio per le riforme, il punteggio per la società telefonica, per le linee aeree, tutto, insomma, poi, cioè, l'importante è il gap, il delta, la differenza. Non so, magari l'accesso agli aeroplani è uguale per chi aveva l'acqua e chi non l'aveva, quindi in qualche modo ci ancoriamo il gap a un dato, quindi in realtà acqua rispetto alle altre. Noi non entriamo nel merito, perché c'è il water score gap che ci permette effettivamente, è un approccio econometrico per liberarsi dell'effetto delle privatizzazioni, quindi da un certo punto di vista è come se non fossimo interessati, perché noi ci associamo a queste convinzioni, qualunque sia la loro giustezza o meno, e poi c'è la realtà dell'acqua, e quindi depuriamo la realtà dell'acqua da tutto quello che c'è prima. Io so che per questo signore qui, ad esempio, l'acqua deve essere stata una meraviglia l'essere allacciato, perché comunque è migliorato, perché questo lui fa parte del gruppo che ha avuto grossi vantaggi. Confrontiamo il gap, cioè la differenza, quello che pensava delle privatizzazioni lui rispetto a quello che pensa l'altra persona che non è stata allacciata all'acqua. Lui che ha avuto l'accesso alle reti fognarie eccetera aumenta di 0,9 rispetto alla privatizzazione, che è un pochino, insomma, quindi questo ci interessa, è significativo ma non tanto, io avrei pensato francamente di più. Capisco la sua obiezione. Ora vogliamo, cioè c'è una differenza, ma anche una certa entità della differenza, la significatività statistica non è sufficiente, noi vogliamo anche un'entità dell'effetto, qui l'effetto è incredibilmente basso, ma perché non mi dà 7 visto che prima l'acqua non l'aveva, almeno 6 o 5 e mezzo, insomma. Prego, c'è un altro... Lei ha usato due concetti chiave sulla applicabilità della propaganda e ha applicato il concetto di propaganda alla politica, ha detto gli scettici verso il mercato, un approccio più di scienze sociali, le scienze sociali in cui si può usare effettivamente la propaganda per altri scopi, che so io, per la pubblicità invece che per le riforme di mercato. Quindi le differenze sull'utilizzo della propaganda, magari
Perché anche la pubblicità in effetti può essere vista come propaganda, perché influenza le scelte. E poi ha detto convinzioni, convinzioni in un sistema economico, e ha parlato della razionalità e l'osservazione, quando si vede se c'è qualcosa che nel mercato non ci piace o non va, e poi come questo si è in linea o si scontra a volte in realtà con le teorie degli economisti. Come può soffermarsi su questi aspetti? Beh, cerchiamo di essere brevi, perché insomma, in realtà questo è un intero sistema. Sulla prima parte lei ha detto, cerchiamo un pochino di vedere se ho capito, riformulo un pochino. Noi abbiamo un nuovo approccio in economia. Esther Duflogot, la medaglia Clark Bates, con un grandissimo onorificenza, sta spingendo questa idea di esperimenti a livello nazionale. Lei però ha anche fatto riferimento a un riferimento, a una limitazione, cioè la validità esterna di tutto quello che facciamo, che è dubbia. In questo caso è ancora peggiore, cioè non è che non sappiamo se questo funziona esternamente, cioè in altri contesti, che so, in Italia o in Francia, ma anche con la propaganda, e lì torniamo a quello che diceva lei, cioè usare questi esperimenti e su questi fenomeni così limitati, ristretti, non ci dice molto del fenomeno stesso. Noi abbiamo mostrato per un certo tipo di propaganda soltanto un lato, ad esempio la sinistra, avevamo detto, e a destra invece effettivamente c'è un problema di definizione di propaganda. La propaganda dell'azienda forse poteva essere usata in maniera diversa, perché nel nostro caso non è stata efficace, non si sono trovate delle differenze, però forse il contesto non era adeguato, avremmo dovuto forse farlo in maniera diversa, perché c'è un attacco contro un sistema istituito, consolidato. Gli psicologi hanno già dimostrato che quando si è attaccati è meglio non dire nulla, è controproduttivo, io ti attacco, è meglio star zitti, fischiare, perché quando cominci a rispondere c'è una sorta di ancoraggio e di rinforzo di quello che... Questo non è mai capito. Il contesto in cui noi studiamo, appunto, noi avremo una situazione opposta, in cui c'è un governo di sinistra che fa una cosa di sinistra e poi un imprenditore politico sulla destra che fa delle accuse e vediamo come accade. Invece qui c'è l'opposto, insomma. Dovremmo riformulare il nostro modo di affrontare la propaganda, dicendo questo è un tipo particolare di propaganda e questo è abbastanza in linea con gli effetti che Gerber, Karlan e Bergen hanno trovato, cioè hanno visto un effetto sui democratici, non sui conservatori. Quindi forse si è recettivi in media di più alla propaganda di sinistra che a quella di destra. Interessante, questa è una domanda in effetti molto assolutamente aperta. Va bene, non c'è problema. Lei ha detto che io vengo allacciato alla rete idrica e non sono felice. Potremmo cambiare le conclusioni e dire che la realtà, cioè la felicità delle persone, ha bisogno anche di una buona propaganda, la realtà. Bene, è vero. È un'ottima osservazione. Non ho niente da aggiungere, effettivamente è così. O meglio, diciamo, il nostro dibattito in corso, chi è a favore, o meglio diciamo gli economisti la destra, i conservatori cominciano a confrontarsi col fatto che queste cose non sono popolari, e quindi dicono beh, ovviamente dobbiamo cominciare a produrre più informazioni e produrre più propaganda dei risultati che vengono raggiunti, ma questo non accade per ragioni che non so, beh, potrebbe essere, o meglio diciamolo in maniera completamente diversa, potrebbe essere che coloro che potrebbero essere propagandisti conservatori, che so, quelli che vanno a giocare a golf, che hanno soldi e non si impegnano per tanti motivi, perché non vogliono farlo, perché hanno costi del loro tempo sono superiori, insomma,
E quindi abbiamo bisogno di produrre, potrebbero pensare queste persone, abbiamo bisogno di produrre informazioni per far propaganda. Sì, è vero, in effetti realtà è propaganda. Dobbiamo lasciarci, credo. Sì, grazie mille a tutti. Io sulla propaganda ci sarebbe anche da chiedersi quanto dura, visto che serve e abbiamo visto più della realtà, bisognerebbe capire. Absolutely, absolutely. No? I think I agree with you. This is a very short-lived effect. Yep. Okay. Grazie mille, grazie al professore.